Speriamo che si veda, eh. Ah. Asian? Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca. Quest'oggi siamo in torrente, ma non per una pescata, ma perché giustamente ci è arrivata della roba interessante in omaggio, in omaggio dei ragazzi della Caperlan Italia, e abbiamo deciso, dato che è roba da feeder, di venire dove si fa la tratta torrente a fare l'unpacking, no? Abbiamo scelto è il suo. Siamo qui con Michael, abbiamo scelto questa realtà un pochino particolare perché non volevamo fare il solito unpacking da fare sul tavolino, nella camerina o la luce, beh, facciamo qualcosa di diverso. Quindi io le do l'onore di aprire. Inizio io? Sì, perché abbiamo ricevuto. Aspetta. Dai, due Rode. Che sono le Rode, le Sensitive 500 dal feeder barra specialist del 2021. La 360 e la 390, quindi a 13 piedi, si vede che è 13 piedi, poi ne parleremo, mettila sì che sembra più corta, e poi una serie di cosine che sono lì dentro. Sono qui dentro e che adesso andremo a vedere. Vai! Posizione? Demolisci! Inizia! Vai! Sì, c'è la formiola! Come i bambini a Natale! Allora, sbergiato tutto perché vedi qua? Un attimo, non ci arrivo. Vai, flo, un ditino e giù. Oh, andiamo. Vai. Vada, vadi. È tutto sacca sto qua. Allora, questi appoggiamo qua. Ricordiamocele. Allora, ci hanno detto. La prima. Questo è un bel attrezzo. Io la va aperta, ora, divertiti. Allora. Dopo ci vuole portare tutto su, no, eh? Non c'è mica da rimetterlo, vero? No, no, lo lasciamo proprio qui sul posto. Grazie per il regalo. Quella mettiamola da parte. Lì, e poi ci serve la portare via. Allora, questa è la sacca di quest'anno, del 2021, della Caperlan, proprio nata per il feeder. Dammi una mano. Certo, è enorme. Dopo ragazzi vi facciamo vedere qualcosina in sovraimpressione. Ma l'oggetto... Certo è bello. Secondo me ci sta la canna. È lungo, però è bello. Sì. Semi rigida, senti? Sì, la base è rigida. Ma anche l'anca è rigida, prova un po'. Sì, sì. Sacca rigida, il modello come si chiama? 2,10 metri, 2 ro. No, c'è un project. Avrà un nome che vi metterò in sovraimpressione. Ma visto anche noi, quindi non sappiamo sì, bene. Sì, no, noi la prima volta che la vediamo, quindi sì. Bella robusta, c'ha lo spazio comunque per mettere anche... C'è delle taschine in più. Sì. Guarda. Noi possiamo mettere comunque anche i poggiacanne, vedo. C'è lo spazio anche per quello che dovrebbero averci mandato. Sì. Qui per i singoli pezzi abbiamo la parte elastica, diciamo, per mettere i singoli pezzi delle canne da pesca. Ed è un two rods, cioè... Quindi praticamente te le metti... Sono le... Ah, per attaccare. Sì, per il singolo pezzo, no? Figo. A regola dovrebbe essere tipo delle cose del genere per tenere sì. I pezzi insieme. E poi di qua abbiamo la stessa cosa, credo. Sì, da parte di qua. Sempre due... E credo che di qua... E qui per questo... il dietro, qui per il davanti. Sai sulla... cosa? Credo che questo sia per la road, la parte centrale, e di qua vedi, c'è segnalato per picchetto e manico di guadino. Ah, vero. Non male come idea, eh? Poi ognuno lo utilizza come meglio crede, no? Nel senso. Per la bobina del mulinello. Sì. Di ricambio. Bobina di ricambio, non male, e qua uguale, però invece. Per la... Cos'è questo? Ah, per il pod, se devi portare il pod, vedi? Che c'ha... O sono i pezzi dei cani? Perché i cani da qualche parte sono pure andati. Qui è. Ah, qui. Con gli aggancini. Bella, bella, una bella sacca. Ah, quindi aspetta, qui ci abbiamo.
ho capito. Due zone per le canne. Sì. Più ci abbiamo scomparto per... Chi era questi? Pezzi del pod, Fiderarm. E guadino e bicchietti vari. Tanta roba, i posti per le bobine, sì sì. La proviamo a chiudere. Vai. Dopo spieghiamo meglio tutto, no? Sì, dopo facciamo vedere tutto a modino con... sia quando siamo in pesca, sia comunque vi faccio delle riprese da mettere in sovraimpressione, ragazzi. Ma ci voglia chiudere la prima volta, perché... è dura! Attenzione. Cerniere come ti sembrano? Belle. Belle ignorantotte, sì. C'hanno anche l'accettino per tirare senza... Sì. Io per aiutarsi a tirare. Vai. Ah, c'è da prenderci un po' la forma, poi sdraiati tutti in terra. Sì, quando ha preso la forma, poi... Sento lì, Pensa un po' a culo va giù la forma, No. Vai, è un po' meglio. Ah, no, ora la presa a modo la forma, vai. Un bel ciocco, comoda soprattutto da portare in fiume nello stretto. Vabbè, ora vedremo, la proveremo e vi sapremo dire, dai. Veramente è bella, robusta e fregge bene. Sì, quello sì. Qua un ulteriore spazio. Avere ulteriori spazi. Bello, dai. Questo per riporre la misa in bauliera. Sì, per tirare la manica. Dopo ce la fa tutti i pezzettini. Vai, via. No? Dove l'appoggiamo? Vai. Ecco il fucile. Call of Duty Michael. Oh. Ecco fatto, subito rovinata la sacca. Dove l'appoggio io qua? Mettila là dove... Dai, ci vediamo con le altre cose. Dai. If you die, so deep into my heart. Una sacca del genere ci hanno messo delle canne una certa importanza. Direi, se vuoi pescare. Qui ci hanno fornito... Uno. Una Caperland Sensitive 500 Carp, 20-60 grammi, 3 metri 10 piedi. 3 metri, 1 metro e 60. 3 metri. 3 metri, 3 metri è così lunga da chiusa. Signori... Vai. Invece... E una 3,90 m, quindi 13 piedi, sì, per 60-120 grammi. Ci hanno messe due, una accanto all'altra. Carp, questa è scritta bene. Carp Distance, carp dal distance. Lancio. 3,90, 13 piedi. Ora... Così vuoi iniziare? Iniziamo da questa. Vai. E poi ragioniamo su quella. Allora, quello che ho visto di particolare di questa canna è che è già di base presso una 3 metri lunghina da chiusa. Però guarda bellino il particolare. Il portabettini ha un suo scomparto a parte, vedi? Tre bettini. Sì. Consegnerate anche le grammature. Sì, perché il colore in tutti i casi è rosso. Non abbiamo la scelta del colore, ma abbiamo comunque la grammatura. Però c'è la grammatura sia in grammi che in once. Perché ci conoscono, sanno. Bravo. Sanno che io gli avrei parlato dietro se. E poi c'è anche il disegnino con la varia. Sì, con l'azione. Con la potenza. Allora, io qui do la parola a Michael perché a lui piace gestire queste cose. Vai. Io non sono preparato. No? Allora, intanto guardiamola un po'. A me sembra che anche esteticamente... Esteticamente è molto bellina. Sì, guarda bene alla plastica, in metallo. Cioè, sia la parte sul sughero, vedo subito che è sagomato, nel senso qui è pari. Ergonomico, che, sì. Sì, ci aiuta nel combattimento per avere una maggiore presa. La parte in fondo è in metallo. Buono, evita la marcescenza. Sì. Non va anche a otturarsi il sughero. Il sughero è di quello di qualità, sì, alta densità. Con la scritta Caperla. Carino. Particolare, molto guarda bene qua nella placca il particolare del loghettino della Caperla. Sì. Bene. Poi i vari adesivi. Un misto sughero Eva. Qui è Neva. Poi vedi qua si vede la canna da pesca. Come lo chiamano Phantom? Come lo chiamano. Cosa? Scheletro, la placca dove si vede praticamente la. Non lo so. Onesta. Molto bellino. Il colore comunque è un canna di fucile opaco. Sì.
Le finiture sono interessanti, guarda la linea. La rifinitura è in giallo, si vede bene. Dovrebbe essere la linea. Questo cos'è? Vedi. È la linea quella lassù. Sì. È il. Bravo. Per allinearla. Per allinearla perfettamente. Ora io non lo so com'è qui. Vai. Te l'hanno messo dal davanti perché giustamente te quando non la giri così, solitamente si filano. Le do un vettino, questo, proviamo questo a metterlo. Vai, mettilo. Le do il 60 grammi. Poi non facciamo le prove però quelle con i tetti, direi. Ah no, mi sbagliavo, non è quello della potenza, era il segnalino per allinearlo. Sì. Non male, eh. Bettino morbido. Cos'è che è il 60 grammi così? 60? Sì. Questa qui la vorremmo provare, si diceva a Gioviano, no? Sì. Secondo me è una bella 360, una bella 3 metri per fare il laghetto. Qui cosa vediamo? 2021, modello 2021, articolo. Classici simboli per peso 200 grammi, la sicurezza. Marchiata Decathlon, 7 once. 7 once. E poi le altre indicazioni, vedi, penso l'abbiamo qui, la 2060 grammi. 60 grammi, il nome della canna, con la farina in carbonio, diciamo, il serpino in carbonio. Racing, è curata, anche qui guarda, c'è tutto il nome sensitive. Sì. È curata, molto curata, sinceramente. Ci abbiamo qua? Qui, ah, 3 metri. 3 metri, 10 piedi. Sì, le indicazioni ci sono tutte, ora non resta che provarla in pesca una canna di gioco. A me sembra... Ho sentito che ho, meno male che era questo che batteva, sì, infatti ho detto addio. Anelli a ponte K, sì, doppio K, ponte doppio iniziale, ponte. Vedi? E singoli da metà in su della canna. Vedeva di provarla questa villaghetta. Secondo me a Gioviano questa lì ci è bellina, eh? Una canna molto bella. Definita bene, curata bene. Adesso però passiamo... Sì, sì. Non so quanto può costare una canna così, Non ve lo diciamo, però... tanto c'è il link qua nella descrizione. Qua in descrizione trovate il link di tutti i prodotti che stiamo tirando fuori da questi scatoli. Però il suo figurino lo fa. Sì, è andato via al sole, guarda. Meno male, c'era un caldo che si moriva, tipo. Siamo venuti in torrente per non fare il caldo. E poi invece... Vai, passiamo a quella... Vai, tanto io mi robusta, metto vai. Allo smonto due di due pezzi più il vettino. Totale 3 pezzi. I bettini, Nico, ce l'hai te? Di quale? Ce l'hai te? Sì, sì, l'ho qua, bettino. Vai. L'ho là. Mettiamo via quella lì e poi si spacchetta. Ah, vai, vai, guarda. Ho uno scancio apposta, l'ho fatto nel legno, vedi? Guarda che c'è. Apposta. Allora, una cosa che salta subito all'occhio, lo sapete che io sono la mente critica di DP? Sì. È la lunghezza. Qui, in effetti. Perché una 3,90 di questa lunghezza risulta essere secondo me piuttosto scomoda quando la andiamo a trasportare. Secondo me la scelta dei 3 più 3 sarebbe stata migliore rispetto alla 3, cioè alla 2 più 3. Però bisognerà vedere poi come si comporterà in pesca. Il responsabile italiano di Capellan mi ha riferito che in fase di progettazione hanno pensato a una canna dalla schiena rigida, robusta, potente, che serva per lunghi lanci e per la gestione di prede di taglia. Vedo anche che nei vettini c'è l'anellatura più larga, più larga. Caso, che è quella da lancio. Sono anche più rigidi rispetto a quello lì. Questa è una 120 se non mi sbaglio. 120, i vettini sono da 120, 90 e 75. Questa credo che in cerchio ci potrà aiutare in parecchie situazioni. Sì. Non in tutte, ma c'è. Cioè. Anche qua abbiamo l'affetto vicino rigido per proteggere i vettini durante il trasporto. Mi piace la sacca che non è in quel solito materiale che si rompe dopo due giorni. Sai quello tipo velcro, feltro, insomma come si chiama, feltro. E andiamo a spacchettare la canna. Andiamola fuori. Ci vuole un po' di braccia per... Sì. Ecco, e questa è la canna finita. Ah no, ce n'è un altro pezzo. Ma è esagerato. Attento. L'ho un po' dentro. Comunque questa volta la Caperlan si vede che ha agito sull'aumentare parecchio la qualità. Sì. Qui a differenza della 3 metri abbiamo il doppio ponte su anche il secondo pezzo.
Unico un particolare che noto in questo prodotto, per esempio, allora lui vi dirà tutte le cose belle, vi dico quelle che non mi quadrano. Non è perfettamente allineata la placca con gli anelli, ma di pochi millimetri. Vedi? Non è proprio... Ma è un occhio proprio da segaiolo. Clinico, eh. Ragazzi, si parla di prodotti che raggiungeranno alti livelli, questo qui. Vuoi un bettino? Sì, prendilo, vai. Anche qui, come l'altra, curata nei dettagli, a vedere. Aspetta, mettilo qua. Ne ho preso uno altamente casuale, non so che roba sia, la si guarda. È il 75 grammi. È più morbido. Ma non è proprio allineato perfetto. Sì, vabbè, tanto per vederlo. Questo comincia un bel neccio, eh. È una camera dalla quale ci si aspetta una discreta potenza, eh. Sì, a stessa sulla telecamera, sì. La canna è bella dritta. Sì, diciamo, non flette. No. Già questo ti fa anche qui il tappino in fondo è in metallo. Vediamo più o meno la rifinitura è come sì, la stessa della precedente. Come quella di prima, sughero ad alta densità, sagomato così. La placca come prima. Questa diciamo che gira bene. Ce la porteremo in cerchio, in realtà più da specialist per capire la schiena. Un bel anello che risalta subito all'occhio. Sì. Nasce comunque, come dicevano, come canna da lancio, nel senso non è una canna che serve per appoggiare, serve comunque per pescare per sparare, in realtà come fiumi di grossa portata, e quindi ti richiede comunque di avere un'anellatura anche più larga per poter lanciare meglio fili più importanti. Questa non è una canna che userete con comunque il è da provare tempi. Anche il laghetto, anche questa. Sì, magari per uno specialist, oppure per catture di taglia maggiore, sì, sì. Quando vai alla ricerca un pochino di quella che è la carpa. Peso dell'attrezzo 2,95. Il peso? Sì, scritto qua. Neanche tanto pesante? No. Ma diciamo che le premesse sono interessanti. Sì. Le canne da pesca sono belle, la sacca doppio è bella. Doppio ponte e il primo ponte là su in cima. La questione è che arrivano fino a dove va il doppio ponte? Un po' fino in cima, tranne il vettino. Eh sì, quindi è proprio un sintomo di resistenza. Sì, sì. Anche perché il doppio ponte non è una scelta banale. No. Da dire che le basi ci sono, vanno provate, vanno capite, vanno comprese e vanno sperimentate in pesca. Vedi, era da portare un bel mulinello, passava il filo. E poi vieni a provare. Vieni a provare. Due lancini, due trotine, eh. Due rotantini a spinning. Sì, con queste le trote è perfetta. 3,90, eh. Allora bimbi, adesso facciamo un po' di ordine e ci vediamo per la parte finale dedicata a quello che è nello scatolo. Allora, rimane l'ultima parte che è quella dei giochini. Venga. Perché, aspetti, fagli le mani. Butta! Vai! Oh, vedi tutte! Alla grande. Allora, però mi Che cazzo di metto. Là, guarda, uno nel buchino qui così ci rimane. Allora, sono arrivati tutti i method. Nuovi. Perché noi a method non ci peschiamo. Tutti i metodi di nuova generazione in carbonio ad alto modulo in cicc, no? No, next non è carbonio, però insomma, disegnati bene. Senti, belli robusti. Eh sì. Il disegno, allora, questa volta mi permetto di parlare. Questi sono disegnati bene. Il disegno è innovativo a sandalo di tedesco, vedi, qui ci va il tipo infradito, no? Sì. Però secondo me è... Voglio vedere se si monta. È accattivante. Ecco fatto. È accattivante dal punto di vista estetico. È comunque molto aerodinamico. E no, è duro, duro. È bello robusto. Ammazzi una persona. Come li chiamo io, calpestabili, no? Hanno scelto. Sì. Ecco, l'unica cosa che forse mi preoccupa sono queste alette, che se a parte che è un method, quindi lo usi no. Il laghetto. Però se lo batti sul sasso l'aletta secondo me la sbecchi, però. Essendo un pasturatore quasi prettamente da pesca, diciamo in... Ah no, no, davvero, c'ha lo sgancio rapido, ci hanno messo, vedi, la girellina sgancio rapido. Sì. Cioè, scusami, la... È uno sgancio, sì. Una sorta di moschettoncino, sì. Rapido, bellino questo lì, eh. Infatti, vedi, allora, perché c'è il cartellino? Se no questo lo puoi sostituire. Se te hai diverse grammature, vedi, 30, 40, con tutte diverse grammature, puoi intercambiare l'una con l'altra.
Vabbè, io prima di fare dei danni lo lascio così. Poi, se non mi sbaglio, ci avevano mandato anche gli elasticati. Comunque, ripeto, secondo me questi vanno provati, nel senso che sono validi e sono una bella scelta. Naturalmente a Manabellino, poi, se uno vuole, eventualmente questo è anche interessante. Sì, quello è bellissimo. Ci sta proprio, no? Anche al naso. Sì, anche al naso, un pochino così. Che comunque tutte queste cose qua le trovate con il link in descrizione, ragazzi. Abbiamo e poi 40 e 30 grammi. Poi sono resistenti agli urti. Sì. E questo è quello con l'altro. Ne ho trovato un altro. Questi sono con la forma diversa, vedi? Allora, quelli sono quelli. Tanto i tuoi colleghi non te lo dicono, te lo dico io. Perché l'hai fatta al contrario? Poteva venire fuori una cosa tipo sticky maggot feeder, ottima per la pesca in fiume. Io capisco che questa forma, che dopo voi state vedendo in sovraimpressione, è importante nella fase di lancio per evitare la perdita del, se peschiamo con un metodo a lunga distanza. Quindi questo comunque si configura prettamente come un metodo e non vedo la grossa differenza con l'altro dal punto di vista dell'utilizzo. Questo, diciamo, questo forse è più aerodinamico a livello di, cioè il baricentro più basso quando vai a sparare magari fa quei 10-20 metri più. Però diciamo più. Dall'altro punto di vista avere questa barra sotto non facilita l'utilizzo magari in fiume. No, in fiume no. Poi, questo è più da laghetto che da fiume. Poi ci hanno dato questo qui che è bellissimo, questo è bellissimo. Futuristico. Sì. Ed è il poggiacanne che noi metteremo sul feeder arm dei nostri panieri quando andremo a fare le prove. E guarda bellina la gomma rigida all'interno, sì. Lavabile, non arrugginibile, interessante ragazzi. Questo non c'è un granché da dire, è una forcella da mettere sul il manico della canna. Sì. Ah no, questa se non mi sbaglio, questo è il dietro. E poi ci abbiamo anche davanti. Questo però io vi avevo detto, Caperland, di mandarmi. Allora ti chiamo, mi manda il pezzo. Perché io non ho il pezzettino per agganciarlo, io c'ho quelli che vanno sul gambo. Sì. Ho quelli che la morsa sul gambo col braccino. Quindi mi devi mandare il pezzo, mi raccomando, signor Caperland, lei che sta vedendo il video, mi ci vuole il pezzettino. E se vuole, così, siccome è adeguato per il paniere che loro costruiscono, un panierino della nuova linea. Da far vedere comunque nelle pescate, noi non ci si sputa sopra, nel senso lo accettiamo volentieri se proprio vuole, quanto chiediamo però, quando dice ormai. Allora poi abbiamo un altro pasturatore resistente agli urti e questo che se non mi sbaglio lo descrivi te, perché sei te quello che non fa mai la montatura. Per la montatura adesso qui. Quello è quello per mettere, vedi, il pasturatore. Chiudere la canna? No, questo non è per la montatura. Sì, questo è per chiudere la canna. È per... Facciamo vedere. Ah, ce n'è due, guarda. Sì, c'è anche il disegnino. C'è la parte sopra e la parte sotto. Praticamente quando... Se andiamo soprattutto per chi ha poco tempo, avere la canna già montata... La parte sotto è la figata, è elastica per infilarci il pasturatore, non è abbuata sotto. Sì, questo. È figo, la parte qua, sì. È vero, può andare sotto, sì. Perché a poco tempo magari dicevo porta la canna già montata da casa col filo passato e tra gli anelli. E questi qui sono comodi per tenere i pezzi della canna uniti senza far andare a giro l'una e l'altra e come protezione soprattutto anche. Un altro forcellone. Qui c'è lo spazio per il pasturatore, quindi addirittura il pasturatore anche per il laghetto già montato. E la parte sotto, quindi del manico, e la parte sopra dove ci sono gli anelli. E per finire gli sono morbidi. Gli stampi morbidi che sono le basi di atterraggio per le nostre astronavi ultrafuturistiche. E questi vedremo, anche questi bellini marchiati Caperland, morbidi, soft supple. E questi semplici stampi. Sono uguali per entrambi i pasturatori. Sì, vanno bene per entrambi i pasturatori. Che dire ragazzi? Un bel po' di cosine da feeder, perché giustamente la Caperland ci ha selezionati per quello che è la pesca con la quale siamo nati, il feeder fishing. Naturalmente la Caperland successivamente ci invierà scatoloni di roba per la trota torrente, per la pesca passata, per il surf casting. La passata però non la fanno. No? No. Dovete fare la passata, noi siamo bravini, secondo me potrebbe essere interessante. Vabbè, scherzi a parte,
Le cose sono belle, le cose sono tante, vanno provate, bisogna capire però allo stesso modo se sono valide. Come sapete, itinerari di pesca tende a non prendere in giro, quindi abbiamo già detto quei due o tre difettini che non ci sono tornati, per esempio nella lunghezza della canna da pesca, nel pasturatore, però adesso la prova del 9 è la pesca. Vanno provati in pesca e speriamo che Caprela non ci deluda. Abbiamo visto un impegno forte nel migliorare le attrezzature, nel passare a un livello successivo. Vi ripeto, tutti i link in descrizione, vedete che anche qualche prezzo è un pochino aumentato, perché comunque col crescere della qualità, comunque Caprela, un brand presente in 80 paesi al mondo, ci dicevano vuole crescere a livello di qualità. Noi, se possiamo, vi diamo una mano. Intanto questo è un unpacking di quello che ci avete inviato. Vi ringraziamo naturalmente Caprela Italia per averci fatto dono di questi oggetti. E adesso ne andiamo a provare. Detto questo, il video è finito. Se ci volete venire a trovare su itineraripesca.net, dove ci sono anche i nostri pasturatori, non quelli della Capra, e le nostre magliette, felpe, cappellini, i viaggi, insomma tutto il nostro mondo. E non ci resta che salutarvi dallo splendido torrente che si trova, non ve lo dico, e vi ricordo, vabbè, siete già venuti a pescare qua? No, qui siamo venuti più bassi. Più bassi. Un caloroso saluto, tante care cose e come sempre il nostro motto, piacere release. Grazie, bimbacci. Ciao. Caprela nel paniere, grazie.